malavita Vassario? Sì, è vero che per un anno e più ho dovuto condurre anch'io quel genere di... Non era divertente come potreste pensare. I criminali non sono mai molto divertenti. Thank you.
Non impegnative. Thank you.
Perché il rosa è il colore più bello dentro, il quale... Vagare! Celebre criminale della colonia, ma noi facemmo in modo di uscirne senza danno. Noi eravamo in parecchi, tutte ragazze, e non pretendo sostenere che non fossimo eccitate all'idea di far parte della polizia segreta. Io lo facevo perché la mia famiglia bisognava di denaro, molto. Eravamo come le anatre di lei, una specie di richiamo. Insomma, vi usavano per attirare l'ingegno. Oh, era un lavoro molto sudicio, lo riconosco. L'impresa era mascherata da scuola di ballo, dove le ragazze imparavano il canto. Le vittime naturalmente finirono nel Sud America. Fu un sollievo quando ne venne stroncata l'attività. Il capo è stato via. Oh, Sofia, da allora ha sempre vissuto all'estero in grande stile. Come si chiamava il cognome, Sofia? Ha sposato anni fa. Il nome da sposata? Ora siete indiscreto, no? Prima di dirvelo, dovrei domandare il permesso al mio padrone. Al padrone, veramente? Dato che voi lavorate in una casa di mode, vuol dire che le avete venduto dei vestiti, così? È un'ottima cliente. Allora è venuta nel vostro negozio più di una volta? Ogni volta che viene a Parigi. Viene da Roma. Questa informazione non posso darvela sul serio. Credevo che fossero più severi con le persone incriminate in Argentina. Non è l'Argentina, no. E neanche il Cile, no. Non crediate di prendervi in trappola tanto facilmente. Scommetto 200 dollari che ci riuscirà, veramente. Facciamo 500. È più sportivo. 300. È sportivo abbastanza.